Il Banco Alimentare chiama tutti i suoi volontari ad impegnarsi nella giornata straordinaria della colletta alimentare e lo fa proprio per cercare un aiuto concreto per quelle famiglie che soffrono uno Stato che si avvicina all'indigenza quasi assoluta. Abbiamo visitato le postazioni di Campobasso, posizionate davanti a alcuni supermercati, ed abbiamo raccolto qualche impressione da parte dei giovani volontari del Banco. Se c'è la disponibilità si vede e si fermano e sono propensi e riempiono la busta, non tutti. Signora, gliela posso dare? Pino, gliela posso dare? Grazie Pino. E quindi, ecco, un poco perché conosco, un poco perché sono disponibili loro, quindi... Signora, gli posso dare la busta? Beh, la colletta, anche se è una colletta straordinaria, sta riscuotendo un notevole successo. Come diciamo gli altri giorni, il cuore dell'uomo è sempre aperto ad aiutare gli altri e il popolo molisano è uno di quei popoli che appunto si muove sempre tanto e fa tanto per gli altri, soprattutto se li trova in bisogno. E oggi pare che la gente non ce n'è tantissimo nel supermercato, però chi c'è sta rispondendo e sta rispondendo anche bene. Non molto bene, sinceramente, perché forse hanno anche loro tanti problemi. La maggior parte scappa, alcuni sono sensibili, alcuni forse accettano la busta per educazione. Ci auguriamo che riusciamo a fare tanto per chi non ha tanto. Allora, la colletta alimentare.